è davvero ufficiale, sul palco del Teatro Ariston, per il prossimo Sanremo 2025, saliranno diverse ex star di Amici. Ieri, un momento cruciale per il futuro di molti giovani artisti italiani si è svolto dietro le quinte della televisione italiana. Una commissione d'eccezione, composta da figure di spicco del panorama musicale e televisivo italiano come Emma Stoccolma, Carolina Rei, Manolla Mosli, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati da Carlo Conti e Claudio Fasulo in qualità di giurati fuori onda, si è riunita per decidere il destino di 40 candidati aspiranti a diventare le nuove stelle della musica italiana. Sanremo Giovani 2025, la lista del cast. Dopo ore di ascolti e valutazioni, oggi è stata finalmente annunciata la lista dei 24 giovani artisti che avranno l'opportunità di mostrare il loro talento nel talent show condotto da Alessandro Cattalan. Questo programma andrà in onda in seconda serata su Rai 2 a partire dal prossimo martedì 12 novembre. Tra i nomi selezionati spiccano quelli degli ex partecipanti ad Amici di Maria De Filippi, Miu e Alex Swiss. Tra i concorrenti che cercheranno di conquistare un posto nella finale di Sanremo Giovani ci sono anche Tancredi e Lee Jolie. Entrambi non sono nuovi ai riflettori del grande pubblico italiano. Tancredi aveva già calcato questo palcoscenico lo scorso anno, mentre Lee Jolie si appresta a vivere questa nuova esperienza con entusiasmo. Il culmine dell'evento sarà la serata del prossimo 18 dicembre, quando i sei finalisti verranno scelti durante una diretta in prima serata su Rai 1 con alla conduzione Carlo Conti insieme ad Alessandro Cattalan. Il resto dei concorrenti annovera nomi come Angelica Bove, Angie, Arianna Rozzo, fino ad arrivare a Vale LP, passando per artisti dal nome intrigante come Cosmonauti Borghesi o Mosca Drunkard. La diversità degli stili musicali promette una competizione accesa ed interessante che terrà gli spettatori incollati allo schermo fino all'ultimo voto. Carlo Conti ha voluto sottolineare l'ampia varietà musicale rappresentata dai giovani selezionati, dalla musica d'autore al pop moderno fino alle più recenti tendenze del rap e delle sonorità emergenti. Ha espresso ammirazione per la maturità artistica dimostrata dai candidati nonostante la loro giovane età, evidenziando come nessuno abbia presentato testi banali o superficiali, ma tutti abbiano mostrato una consapevolezza notevole sia nella composizione che nell'esibizione live. Queste premesse fanno presagire un evento ricco di emozioni dove il nuovo panorama musicale italiano avrà modo di esprimersi in tutte le sue sfaccettature più innovative ed interessanti. Gli occhi saranno puntati sui giovani talentuosi che hanno ora l'opportunità non solo di vincere ma anche di lanciare la propria carriera verso orizzonti sempre più ampi nel mondo della musica.